1880-1980, sono 100 anni di storia nelle fotografie, perché questa idea? Perché l'idea mi è venuta nel fatto che oggi si digitalizza tutto. Con la digitalizzazione però ho avuto anche l'opportunità di migliorare le foto rovinate, strappate e per conservarle per le future generazioni. E da questa idea poi è venuto il libro con appunto la speranza che possa servire a ricordare questa città in futuro. Ecco, se ci dà qualche anticipazione, cosa possiamo vedere tra queste foto? C'è dalla prima immagine del ponte di Napoli, addirittura prima era senza contrafforti, poi è stato rimodificato con i contrafforti, poi è stato distrutto durante la guerra, l'inaugurazione del ponte provvisorio, e l'immagine del terremoto, l'immagine della guerra, le immagini della ricostruzione lenta ma bene o male costante che poi ha portato alla nuova città. E ho anche unito, mi è venuta in mente di unire Sora, farla vedere come era prima del terremoto, con il corso che era distribuito in un altro modo, che c'erano delle chiese che non sono state ricostruite, c'erano varie torri. E praticamente adesso la gente può vedere le varie strade e le varie piazze come erano collocate appunto prima del terremoto. Nel libro sono state anche inserite varie manifestazioni religiose, le processioni, le prime processioni del 1900 a quelle attuali, e inoltre ci sono state aggiunte delle foto del mercato, sia dei primi mercati sul lungo Liri fino alle nuove sistemazioni attuali. Il libro per adesso sarà reperibile presso l'edicola Facchini, quella per il corso.